prendo pezzacarne ne creo signore. Dai, proviamolo. Alla fine non sarà così male, dai. Non è che è il primo eroe. Ecco, la cosa che secondo me ieri non ho. La cosa sfortunata ieri è stata gli eroi. Non ho trovato un eroe decente. Questa Oh volta mio non è la tua Dio. strategia. Sarai il più forte, ma Che buono start. buona Giocava battuta. con. Cioè, lottava con ragazze di 10 anni in meno di lei. Mostruosa, mostruosa. Tripla, che culo. No, vabbè, la butto via. Non la prendo ovviamente la tripla. È abbastanza un meme quella tripla. Furia là fuori. Ora, la questione è. Per rispettare queste estate azzurre. È vero che in generale l'Italia negli sport, nelle competizioni, quest'anno è stata mostruosa. È stata mostruosa, ma siamo pazziti? Vincono tutto, fanno cose gigantesche. Gigantesche. Dei risultati mostruosi. 100 metri sono stati, cioè sono molto, ancora più importanti degli europei, di calcio. L'Eurovision. Tutto abbiamo vinto. Pazzeschi. Che non è sportivo, però quasi. Parte con 55 HP. Beh, Eurovision, cazzo, infatti è un cavolo. Insomma, è sempre legato a. Un in meno, una moneta d'oro in più. Tanto io non vado AFK e early build. Non. Puoi ancora recuperare. Pareggio. Good. Good. Oh merda. Capita a tutti ogni tanto. Questo non ci voleva, lo ammetto. Come vedresti una Micro Machine, ma al contrario, come entra la Costituzione? Molto più sensata. Lui ha triplato, eh. Devo comprare, ragazzi. Non posso level up. Io oggi ho deciso, ho pensato a questa cosa. Devo giocare poco, molto poco greedy. Molto, molto poco greedy. Dobbiamo essere solidi, solidi. Ci sono alcune situazioni in cui si può essere greedy, Buona battaglia. altre in cui proprio no. Faccia vincere, scusate. Ah, se lo attacca a destra. Dai, ciao. Proprio perché il 55 HP non è meglio level up. Il problema di level up è quel turno lì è che poi ti sminchia tutti i turni successivi. Cioè, Zitte che non ti uccidono, te li non sono ti tutti fermano. storti poi i turni successivi. In termini di gold. Va detto che io sto rollando da schifo in maniera abbastanza vergognosa, eh. Prendo l'elementale? Prendo la mummia? Ok, so che sia meglio la mummia, pensate un po' come stiamo messi. Ho provato l'avento. Ho provato l'avento un paio di volte, Giulio. E l'ho provato facendo terre infette orientali nella primo discover. E poi foraggia il dente. E non mi è piaciuto. Non dirlo agli E la altri. seconda volta ho provato a fare sempre e solo foraggiare il dente e secondo me è decisamente meglio. Il che lo rende un eroe. Madonna. Brutto, cioè brutto. Brutto. Poco divertente, no? Però secondo me va giocato solo foraggiare il dente. Sempre quello da 3 e via. Ok,
niente. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Vabbè, se vogliamo avere una chance, questo dobbiamo fare. Faccio un reroll, posso comprare anche un altro pezzo. Bello. Un altro pezzo bello posso comprare. Ti pareva? Ho gioco 6 pezzi. Credo di dover giocare 6 pezzi qua. È l'unica. Praticamente ha solo un HP esatto, che non è proprio bellissimo per il concept dell'eroe, no? L'eroe dovrebbe essere fatto in modo tale che tu ci pensi e scegli ogni volta, di volta in volta. Il fatto che uno sia più forte degli altri due di tanto è proprio bruttino, no? Come faccio ad attirare qui tutti questi servitori? Una sola parola. Mumia che baffa Deviabot, ok. Lui è livellato al 4, e io ho queste percentuali. Non va benissimo, ecco. No, mamma mia. Che brutti per i due trade. Non togliere scudo, ti prego. Ok. Cosa fa l'avento? Ha tre scelte. Cioè, tu inizi e hai la scelta di tre poteri eroi. Mannaggia. Che abominio. Forse il Murloc. Secondo me si fa primo HP a... A 3, secondo a 3, quarto a 3. Nel senso, allora, vi dicevo, si, a 3 scelte, cioè l'Hero Power costa 0. Lo attivi, tu scegli te a 3, che sono sempre gli stessi, e sono passivo, si attiva il turno successivo, e dà più 2 attacco al minion più a sinistra, quindi si attiva immediatamente il turno successivo. Oppure quello di mezzo dice, dopo 3 turni ti fa discoverare un pezzo della tua taverna. E poi c'è questo che dice dopo 5 turni ti livella il personaggio. Dovrei attaccare per primo, perché attaccando per secondo non gli ammazzo questo. Vero? Sì, glielo ammazzo. Però lui è più forte, dai. Il problema è che rischio di subire tanti danni. Questo è molto brutto. Buono questo. Bruttissimo. Vabbè, almeno gli ammazzo quello, va bene. Sì, attivare la turno 2 non sense. Non fa niente. Capita a tutti ogni tanto. Mamma mia, c'è un gustosissimo junkbot lì. Quasi quasi. Allora, ciao Meligio. Mi vergogno di me stesso. Un po' mi vergogno di me stesso, lo ammetto. Continua così, forza. Ah, bellissima cosa. Allora, non credo che Pezzacarne sia così pessimo. Cioè, allora, è terribile. Ma non troppo terribile.
Qua, tra parentesi, ha funzionato. Non credo che livellerò mai io questa partita. Dai, il gatto che buffa l'attacco. Non c'è, eh? Menes. Ecco, cane. C'è schifo, Turna. Ieri ho perso 700 punti. Capita. Subito arrivo a vedere il punteggio. Ah, no, è tremendo. Tremendo il Turna. Ho anche giocato un po' da telefono e quello forse è pagato, però vabbè, sti cazzi. Scusatemi, ma poi, ma dove lo vedete? Cioè, ho doppio junkbot, spettacolare. Lui ha 4 triple. Ci manda sulla luna, secondo me. In realtà ho 51. Se perdo non scandalo. No, dai, non mi puoi dare junkbot così, no? Che brutte cose che ho appena visto. Questo è good. Qua sopra, please. Ok. Mi sa che vinco. Di misura. Di misura. Tanto uno l'abbiamo eliminato. Con pezza carne. Ora, il fatto è... Potrei incontrare il morto. Ci speravo. Che livello fa? Cioè a 6, che cazzo trovo? Buh. Tipo Amul. Bello Amul. Prendo Amul, lo gioco, prendo 20 danni. E il turno successivo succedono cose grandiose. Ho visto di meglio, ma insomma. Meglio a soldare una recluta. Cose grandiose. Ma che vuoi do? Ma che è sta porcheria? Ho fatto top 5, sono già contento, scusatemi. Va bene così, ma che me frega? È turno 10, ho due junkbot. Ci sarebbe anche Brocca che è forte, eh? Sì, io tengo in mama. Tanto siamo a turno 10, 37 danni non dovrebbe farmeli. Ora, io adesso perdo, poi incontro il morto. E poi ho fatto top 3. Continua così, forza. Ho pure ritto questo 11%, anche il 3-11% ci può stare. No, hai attaccato davvero quel Khadgar. Che ingiustizia. E non gli muore neanche Mitex. La build manageri. Manageri, manageri è la build migliore. Obey. Ora dove incontrare il morto? No, dai. Nuovo lo piglio. Mi piace il tuo modo di pensare. Beh, sono ridicolo, ragazzi. Se prendessi questa, vendo piega la mia e vado un baffello qui anche. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro. Sono abbastanza imbarazzato per questa mia board, eh. Lo ammetto. Ammetto di essere abbastanza imbarazzato per questo schifo. 27 danni me li può fare, però... Perché è alla Kier, no? E quindi è alla Kier, magari.
Picchia col pezzo. Io, nonostante lui sia la kill, quindi vorrei mettere un bumper, non posso non mettere Devyabot primo. Vinco io? Con le percentuali? Questo è bruttino, eh. Questo è quasi good. Bello questo. Perché ho percentuali migliori del mio oppo, scusatemi. Scegli il pezzacarne, stretta con Micro Machine, continua con la Junkbot build, missa la tripla da 6, partita perfetta. E vinco ancora. Lui è più fuffa di me. Il problema è che non incontrerò il morto adesso se io batto lui. Non è buono. Però magari in bottom 3 ci rimango. Sono penultimo, non lo fai incontrare il morto? Ah, ecco. Ora la questione è, si livella o no? Oh, e so, gift alla Sava Meligio. E beh. Questa è dovuta, al campione del fantacalcio. Io e Ollo, non credo di dover andare a 6. Cioè, al 6 che cacchio faccio? Stai gestendo bene la situazione. Mi servono dei moduli. Scagnozza è abbastanza vergognosa. Assolda pure una di queste Non posso non trovare dei moduli, assolda pure una scusatemi. di queste reclute. Say my name col quinto, grazie, say my name. Butto via lui, la micro machine. E che ho una micro machine? Buone possibilità di Non so dove mettere Argus, quindi non lo metto. Potrei anche perdere qui, eh? No. Io sono emozionato per questa partita. Un po' ci credo. La famosa Junkbot Imp Mama build. Top 4, è riuscito, perfetto. Lui è gigantesco, cioè. Assoldando quel servitore otterrai una tripla. Non credo che lui abbia senso. Woodsmundo non serve a nulla. Sono in sto fondamento di canzone 1000. Perché Giulia si addormenta con quella. Ma che è? Prova a prendere Selfless, non si sa mai. Quattro per cento di vita. Tutti e due mi servono i veleni, no? È l'unica chance che posso avere. Mannaggia.
Amul muovi, sì, è morto Amul. Pazzesco. Ah, dovrebbe... E io non posso incontrare il morto. Pezzacane è bellissimo. Top 3, ragazzi. Top 3. Io sono... Non so se ridere o piangere riguardo questi roll che ho fatto questo game. Assolda pure una di queste reclute. Ma forse devo togliere Junkbot, scusate. Che ci fa i nomi incredibile, vero? Vero che è pazzesco? Mi hanno messo in home page. E che se io tolgo Junkbot poi arrivano i puntini in chat. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. È vero che hai poi un canale YouTube? Assolutamente sì, followate tutti il canale YouTube. Certo che non triplare Junkbot è uno smacco. È uno smacco da parte del gioco. Cioè, secondo me, nel momento in cui un giocatore prende due Junkbot, dovrebbe esserci uno script nascosto che ti fa fare la tripla. Che ne pensate? Ed ecco che si esce. Un attimo. Amalgadone? No, dai. C'è posto per il prossimo Fanta? Non lo so, non sappiamo neanche se si farà, non sappiamo come siamo messi da questo punto di vista. C'è posto per il prossimo Fanta? 4, 2, 6... Non sono morto. Sono morto, adesso devo incontrare il morto. Il problema è se mi uccide il morto. Perché io mi merito, secondo me, la finale. Non si può dire che i punti di vita di pezzacane non abbiano aiutato. Assolutamente, è vero. Lui non serve a nulla. Lui c'ha delle 60-60. Do cazzo e vado con il comandante. Servono i veleni. Olla! È vinta. Oh, oh, stai facendo carriera. Bella scelta, molto tattica. So se togliere un pezzo per fare un adapt in più. E rido perché so quale pezzo devo togliere. Golden. Che muoio dal morto adesso. Such a shame. No, tu dovevi attaccare di qua. E mo? E mo? Oh mio Dio, che bella cosa. Super dead. Super dead. Ho venduto Junkbot, ho perso. È giusto così. È giusto così, ragazzi. Vendo Junkbot e perdo. Questo che vi sia da monito. Ho fatto top 2. Che vi sia da monito. Non vendete mai Junkbot, ragazzi.